Buonasera da Napoli, in corso la semifinale della pallanuoto femminile, azzurre nettamente avanti sul Canada, 12-4 in questo momento il risultato quando siamo sul finire del terzo quarto. Per quanto riguarda l'atletica, Perini ha conquistato la finale dei 110 ostacoli con il secondo tempo, in corso la finale del triplo, ci sono Lanciano e Cestonaro, pallavolo Italia-Francia 3-0, quindi in campo maschile azzurri in finale. Chi è già in finale? È la squadra femminile che giocherà questa sera contro la Russia alle 20:30. Il servizio è di Maurizio Colantoni. Sguardo fisso verso l'oro in una finale, quella delle Universiadi 2019, difficile contro la Russia. L'Italia di Marco Paglialunga, scuola Davide Mazzanti, vuole conquistare la medaglia che brilla di più, senza paura, con le grandi giocate messe in mostra, muro, servizio, attacco e ricostruzione, con lo spirito identico alla nazionale maggiore, quella nazionale che ha conquistato l'argento all'ultimo mondiale giapponese. Sono loro, le altre ragazze terribili, le ragazze che vogliono solo vincere. Noi siamo in casa nostra, come dico sempre alle mie compagne, nessuno può comandare in casa nostra, quindi sicuramente abbiamo il pubblico dalla nostra parte e lo sfrutteremo. Ma la Russia è la squadra da battere, la nazionale, che ha vinto di più. Beh, sicuramente è una grande squadra, ma noi siamo venute qui appunto per un obiettivo importante, comune con tutta la squadra, e quindi vogliamo far vedere quanto valiamo. Regista di questa Italia, cosa dici alla tua attaccante di riferimento? Dobbiamo andare in campo e fare le pazze. Divertiamoci tutti insieme, guardateci perché ve l'assicuro sarà uno spettacolo fantastico. Appuntamento alle 18:50 su questa rete per seguire le Universiadi e poi alle 20:30 su Rai Sport più HD. È tutto, linea a Roma.